Buongiorno, benvenuti, grazie di essere qui con noi ad ascoltare questa presentazione di una tappa del nostro progetto culturale. Un doveroso ringraziamento è alle istituzioni, agli enti e alle società che hanno consentito l'avvio di questo progetto. Io insisto nel dire che Villa Erba è patrimonio di tutti. Quindi il torrente che separa i due comuni non deve essere una cesura, ma deve essere un'opportunità. Io penso che la cultura sia veramente qualcosa che possa costituire il primo passo per un progetto culturale comune. Quest'anno apparecchiamo 15 diversi punti, appunto, nello spazio multiforme, antico, moderno, paesaggio, artificio che è Villa Erba, 15 punti diversi, in cui mettiamo 15 idee di cinema, 15 modi di approcciare il cinema, 14, perché il 15esimo l'abbiamo dedicato proprio al paesaggio, l'abbiamo dedicato invitando le persone a godere di quei prati, tra un film e l'altro, godere quello che io chiamo il film più bello del festival, perché è vero, ed è questo bellissimo paesaggio del Lago di Como. E quindi 15 punti dove vive il cinema, in contemporanea dalle 5 del pomeriggio fino alle 2 di notte del venerdì. Il sabato ripetiamo quel bellissimo esperimento della proiezione notturna fino all'alba. L'anno scorso avete visto le immagini del 2001, il 50 anni, il cinquantenario del film di Kubrick. Quest'anno abbiamo i 40 anni di Apocalypse Now, ma in realtà no, perché Francis Ford Coppola ci ha fatto un regalo, ha rimontato il film, l'ha presentato poche settimane fa al Festival del Cinema Ritrovato di Bologna. E quindi abbiamo una copia nuova, una versione che Coppola ha chiamato Final Cut, perché secondo lui è la migliore dei tre montaggi che sono stati fatti del film, e quindi siamo contenti di celebrare l'anniversario, ma in realtà con un film nuovo. Insomma, cerchiamo di dare, come dire, al cinema una fruibilità che sia anche diversa, nei modi, nei tempi. Ci sono sale della villa antica che sono, come dire, quasi di attraversamento, come fosse una mostra d'arte, dove mettiamo appunto piccoli contributi visivi. In alcune stanze lasciamo le finestre aperte, alcune stanze non saranno totalmente oscurate, alcune sì, perché c'è l'immersione del lungometraggio, in altre vogliamo che il paesaggio che emerge dalle finestre si mischi con i paesaggi che emergono nei video, proprio per dare arredare questo spazio per il cinema. Prima mi è venuto di chiamarlo un parco delle attrazioni cinematografiche, un parco delle attrazioni cinematografiche colto ma anche divertente. Andy Serkis è un personaggio straordinario, unico, mi verrebbe da dire, perché oltre ad essere attore e regista è quello che sostanzialmente ha introdotto tutto quello che era motion and performance capture, quindi tutto quello che è Signore degli Anelli, L'Hobbit, King Kong, Star Wars, cioè sono tutti personaggi che ha creato lui. Di questo parleremo con Andy Serkis il 27 luglio alle 6:30 circa. Ci sarà un incontro che modererò io insieme ad Alberto, e che abbiamo chiamato I Viaggi di Serkis, più che altro perché lui è anche fotografo. Da poco ha messo in scena una mostra fotografica sul tema della montagna, visto che lui è anche un alpinista, è una cosa che non si sa, e quindi abbiamo chiesto anche di portare delle immagini inedite di questo reportage. Parleremo di questo aspetto, e sarà un aspetto che si sa poco di un personaggio che però è davvero riconosciuto a livello internazionale. Ecco, lui sarà uno degli ospiti principali, protagonista di un incontro, ricordo, il 27, e poi ovviamente della presentazione di Mowgli la sera del 27. Noi teniamo molto al discorso di video arte, infatti non a caso abbiamo contattato uno dei migliori video artisti europei in generale che esiste, che è Carlos Casas, che è un videomaker che ha esposto da Mostra di Venezia al Festival del Cinema di Torino, e che porterà una sua trilogia e sarà protagonista, scusate se leggo perché non voglio sbagliare, il giorno venerdì 26 alle ore 20. Naturalmente non dimentico che sempre il giorno 26 ci sarà una, noi l'abbiamo chiamata, esplorazione audiovisiva con Murkoff, che è un altro video artista spagnolo estremamente interessante, che
mostrerà e ci farà vedere ancora di più il rapporto tra uomo e natura, che poi è la base anche un po' del nostro festival. Timone Paesaggio ci ha accompagnato fin dall'inizio. E la cosa interessante che aggiungo, e che è importante, è la giuria che noi abbiamo chiamato a giudicare il concorso di Nonscape, e che avrà come presidente di giuria Francesco Fei. Francesco Fei è un regista di paesaggio, lo è stato attraverso anche un lavoro anche recentemente su Segantini, molto apprezzato. Siamo molto felici che Francesco abbia detto di sì. Sì, effettivamente è una bellissima iniziativa che ci vede vicini come comune di Como e comune di Cernobbio, e di questo sono veramente contenta e orgogliosa, perché penso sia un momento importante per iniziare una forte collaborazione tra i due comuni. Ringrazio gli organizzatori, perché dalla presentazione di oggi mi sembra che il programma presentato sia di grandissima qualità. E in particolare ringrazio Alberto Cano per quest'anno di aver scelto Como come città proprio per focalizzare il concorso Filmmakers. Penso che sia una grande occasione per la nostra città, per farla conoscere sempre di più. È una città, come giustamente indicato, città paesaggio, che vive proprio di questa meravigliosa landscape in continuità con una meraviglia di architetture da far conoscere sempre di più, non soltanto in Italia ma all'estero. Quindi, io con soddisfazione sono qui perché credo che quest'anno è il secondo anno. L'anno scorso un giorno solo non avevamo il comune di Como, e quest'anno, come abbiamo detto, abbiamo anche il comune di Como, abbiamo due giorni, quindi due giorni di grande iniziativa, questa connubio cinema e paesaggio, soprattutto nel comune di Cernobbio, perché poi dobbiamo ricordarlo, Villa Erba è nel comune di Cernobbio e vede socio anche il comune di Como, e questa lettura che dobbiamo dare in chiave turistica, perché credo che questo patrimonio culturale che abbiamo sul territorio riusciamo a trasmetterlo soprattutto ai cittadini che chiedono l'apertura del parco, l'apertura di visitare questa struttura. L'anno scorso ha visto questa grande affluenza, ma in particolare credo questa cabina di regia che è formata dal nuovo consiglio di amministrazione, da Villa Erba, che ringrazio per il lavoro che stanno portando avanti, l'associazione dei Confini Festival, che è anni che la conosco, perché è vero che sono sindaco da ormai più di un anno, ma ho sempre seguito gli eventi che facevano itineranti, e quest'anno siete andati a questo grande evento, due giorni a Cernobbio ma anche a Como. Io, come ho sempre detto, è vero che il torrente Breggia divide il comune di Cernobbio come il comune di Como, ma lavoriamo assieme e lavoriamo con il tema di chiave turistica e culturale tutto assieme. Ultimo, e poi smetto di parlare, è quello di ringraziare davvero questa collaborazione che c'è con Villa Erba, con l'associazione, con il comune di Como, ma ringrazio che oggi non ci sono qua i miei due assessori alla cultura e al turismo, perché come dico sempre, io ho le idee, poi ci deve essere qualcuno che porta avanti queste iniziative e che metta anche delle risorse, perché come comune di Cernobbio l'anno scorso abbiamo messo 10.000 euro, quest'anno abbiamo messo 20.000 e ci crediamo sempre di più. Quindi non dico che l'anno prossimo, se sono tre giorni, ne mettiamo 30.000, ma sediamoci intorno a un tavolo e lavoriamo, perché questa chiave davvero turistico-culturale possa portare a un obiettivo di sviluppare sempre di più all'interno della cultura di Villa Erba. Quindi grazie e davvero continuate così. Grazie.